Il pezzo di oggi da Gesù di Nazareth e l'infamia umana è ipocrisia dei farisei da Luca. E l'ipocrisia dei farisei da Luca lo mettiamo insieme al discorso di Cortes, il macellaio del Messico, prima della spedizione. Vediamo un attimino cosa dice Luca nell'ipocrisia dei farisei. E questo è letterale. Questo è praticamente, leggendo pari pari. Anche i farisei che erano avari stavano ad ascoltare tutte queste cose e si burlavano di lui. Ma Gesù disse loro: voi siete coloro che vogliono passare per giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è in onore fra gli uomini è abominazione davanti a Dio. La legge e i profeti vanno fino a Giovanni, da allora in poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno usa violenza per entrarci. È più facile che passi il cielo e la terra anziché cada un solo apice della legge. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna rinviata dal marito commette adulterio. Commento dell'ipocrisia dei farisei. I farisei prendevano in giro Gesù per le stupidaggini che diceva. Gesù li insultava, non riuscendo a comprendere la via del comportamento soggettivo, onde stabilire un patto con Dio e con l'esistente circostante. Gesù concepiva gli esseri umani soltanto come schiavi sottomessi, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto il corpo, al loro padrone. Egli stesso come figlio di Dio suo padre. Non concepiva gli esseri umani come individui che si relazionavano col mondo circostante. E vedremo in seguito come le chiese cristiane non riusciranno a concepire la relazione fra sé e gli esseri umani in modo diverso. Se un individuo vuole passare per giusto davanti agli uomini, si comporta, agisce in conformità ai principi degli esseri umani del luogo in cui vuole passare per giusto. Oppure, in alternativa, si comporta secondo i principi che lui determina, avendoli incontrati lungo il proprio percorso, ed è fermo in quei principi, rispondendo ad una precisa relazione fra diritti e doveri. In quest'ultimo caso, egli dimostrerà agli esseri umani di quel luogo come i suoi principi siano superiori ai loro, migliorandone la qualità della vita e le relazioni fra sé e il circostante. Ma Gesù è ignorante, nel senso che è cieco nei confronti del circostante. E l'unica possibilità che gli rimane è quella di costringere gli altri esseri umani ad essere ciechi nei confronti del circostante. Costringere gli altri esseri umani ad abbandonare la loro via alla conoscenza, ignorare l'esistente, arrendersi al terrore che l'esistente provoca in essi quando rompono con questo le relazioni e mettersi in ginocchio, pregando il Dio assassino che Gesù propone loro. Soltanto questo resta Gesù. Peccato per lui che gli esseri umani non desiderano molto abbandonare la loro via per abbracciare la disperazione. Sono necessarie operazioni molto violente e ripetute per molte generazioni per riuscirci. A questo provvederanno le chiese cristiane. Dopo di me il nulla, afferma Gesù. C'erano molti profeti prima di me. Dopo di me c'è il regno di Dio. No, dopo di lui ci sarà il terrore, l'annientamento dell'essere umano per il gusto dell'annientamento, la distruzione del sapere e della conoscenza raggiunta dallo sviluppo del divenire della specie umana per ottenere assoggettamento attraverso la paura e il terrore. Questo è il regno di Dio a cui Gesù si riferisce. Quello ognuno si riferisce ai pescatori di anime o ai buoni pastori, i quali useranno la violenza nei confronti di chi è socialmente più debole per dimostrare a Dio che ognuno è il migliore a massacrare gli esseri umani deboli e perciò meritorio della promessa divina. La legge per i Vangeli è fattore assoluto. Essi non sono in grado di vedere il crescere e il divenire degli esseri umani. Pertanto, la legge per i Vangeli è fattore assoluto e immodificabile. Questo principio è un principio fondamentale nelle religioni rivelate. Questo fa di queste religioni abominio e infamia all'interno della specie umana. Rappresentano la distruzione di ogni tensione proiettata nel divenire della specie umana. Rappresentano il tentativo di stroncare ogni respiro di libertà. Il divenire umano dimostra l'inconsistenza della parola di Dio, ma i cristiani, attraverso la loro ferocia, la riaffermano mediante la violenza. Quando le leggi dello Stato liberalizzano l'aborto per migliorare le condizioni di vita delle donne, le chiese cristiane organizzano bande mafiose che impediscono ai medici, sia con la violenza che con il ricatto morale, etico e professionale, di eseguire la pratica.
La più famosa di queste bande fu organizzata da Wojtyla in Polonia per bloccare gli effetti della legge prima che uno dei suoi accoliti Walesa la bloccasse e ne distorcesse il senso, distruggendo l'anelito di libertà, costringendo le donne ad abortire in condizioni di clandestinità e senza assistenza sanitaria. Sono forti i cristiani con i deboli, come il terrore instillato dalle chiese cristiane negli USA nei confronti di quei professori che osano parlare di evoluzione. Nonostante la Corte Costituzionale americana abbia decretato che il creazionismo è atto di fede e non verità scientifica, e perciò l'insegnamento scolastico non può essere parificato, le chiese cristiane stanno praticando una caccia feroce nei confronti di quei professori che osano parlare di evoluzione. Furono i cristiani negli Stati Uniti a bruciare i libri di Reich. La legge divina non esiste in quanto il Dio imposto non esiste. Esiste soltanto il terrore e il profitto tratto dal seminare terrore e di disporre di schiavi sottomessi attraverso i quali soddisfare i bisogni di chi usa violenza nella presunzione di entrare in un inesistente regno dei cieli. Questo è il messaggio di Gesù. La logica del ripudio è la logica della pulsione di morte e della gestione dello schiavismo. Gesù non dice che sia l'uomo che la donna possono ripudiare. Gesù non dice che il matrimonio è sacro in quanto è patto fra persone. Gesù riafferma che la donna è roba, oggetto posseduto da un uomo. Come quel possesso sia avvenuto a lui non interessa. Che il matrimonio sia imposto con la violenza a Gesù non interessa. Che il matrimonio fosse stato un errore a Gesù non interessa. Ma, fatto ancora più grave, a Gesù non interessa il matrimonio, l'unione fra due individui, ma interessano soltanto le relazioni di sesso. Il sesso è la fobia centrale dei cristiani. I cristiani sono ossessionati dal sesso. Hanno la bava alla bocca quando parlano di sesso. I cristiani non vedono che relazioni di sesso. Non conoscono nessun altro tipo di relazione. Cosa porta? Peccato? Il divorzio? No. Gesù ha terrore del sesso in quanto atto di liberazione della specie umana. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, non la donna che ripudia il marito e ne sposa un altro. D'altronde, la donna è roba, oggetto di possesso, non persona. E chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Gesù non rifiuta il ripudio. Gesù vuole impedire il sesso. Le persone sono carne da macello per Gesù. Il sesso le libera. Dunque, per Gesù è prioritario impedire il sesso per poter più facilmente trasformare le persone in oggetto di possesso. E questo è il commento all'ipocrisia dei farisei in Luca. Vediamo ora il discorso che fa Cortés, il macellaio del Messico, prima della spedizione. La scena è che Cortés sta parlando ai soldati e sta dicendo questo: ho in serbo per voi un premio glorioso che va conquistato con strenuo sforzo. Le grandi cose si conquistano solo con grandi sacrifici. Né mai la gloria è stata il premio dell'ignavia. Se mi sono tanto prodigato e ho puntato tutto su questa impresa, è per amore di quella fama che è la più nobile ricompensa cui l'uomo possa aspirare. Ma se qualcuno di voi ama di più la ricchezza, sia leale con me, come io stesso mi impegno di essere, e lo farò padrone di beni che i nostri conterranei non hanno mai neppure sognato. Siete pochi di numero, ma saldi nei propositi a massacrare. E se non vacillerete, siate certi che l'Altissimo, che non ha mai abbandonato gli spagnoli nella lotta contro gli infedeli, vi farà da scudo anche quando sarete circondati da uno stuolo di nemici, perché la vostra è una causa giusta, rubare. E voi combatterete sotto la bandiera della croce. Avanti dunque, con impegno e fiducia, e portate a compimento questa impresa iniziata sotto questi così buoni auspici. 10 febbraio 1519. Commento ipocrisia dei farisei in Luca e discorso di Cortés prima della partenza. Le leggi dei profeti vanno fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno usa violenza per entrarci. È più facile che passi il cielo e la terra anziché cada un solo apice della legge. Ho in serbo per voi un premio glorioso, ma che va conquistato con strenuo forzo. Siete certi che l'Altissimo, che non ha mai abbandonato gli spagnoli nella lotta contro gli infedeli, vi farà da scudo. I sensi e i fini dei discorsi sono uguali. Ribadire l'assoluto davanti al quale il mondo deve piegarsi. Gesù intende distruggere i farisei. Questi, con rispetto della loro tradizione, pongono un serio ostacolo per lo sviluppo e la diffusione della dottrina di Gesù.
I farisei esistono come uomini, non come bestie da condurre al pascolo. Sono un grande ostacolo in quanto dispongono di un corpo dottrinale preciso col quale relazionarsi col mondo circostante. Gesù continua ad accusarli, ma proprio dalle sue accuse si deduce la serietà dei farisei nel seguire le proprie tradizioni. Per questo Gesù vuole distruggerli. Questo atteggiamento è molto più marcato nei confronti dei farisei che non dei gran sacerdoti. I gran sacerdoti appaiono come i padroni della città. Sembra che Gesù volesse essere considerato come uno di loro. I farisei sono parte del corpo sociale, una parte tanto retta e armonizzata nei confronti delle proprie tradizioni che la predicazione della sottomissione di Gesù non ha presa. Così anche per Cortes. Sia Cortes che Gesù sono animati dallo stesso fuoco, la distruzione del circostante per appropriarsene. Il tentativo di Gesù di togliere l'obolo alla vedova, l'indurre i farisei a dare le loro ricchezze in elemosina, è lo stesso tentativo di Cortes di strappare le ricchezze e la vita alle popolazioni del Messico. Gesù promette la resurrezione, Cortes promette fame e ricchezza. Entrambi mentono. L'importante è ingannare gli astanti, costringerli a versare al padrone quanto hanno di prezioso, la loro vita, la loro capacità di affrontare l'esistenza. Così Cortes e i suoi uomini avranno il disprezzo della storia e chi sperava nella resurrezione arriva all'appuntamento con la morte del corpo fisico svuotato da una pratica di sottomissione imposta loro da Gesù. Cortes afferma che l'Altissimo è con loro, hanno ragione. Chi si spaccia per creatore del cielo e della terra, chi si spaccia per macellare di Sodoma e Gomorra, è al loro fianco in attesa e speranzoso che Cortes, come Gesù prima di lui, semini miseria, disperazione e strage per nutrirsi dell'energia vitale stagnata prodotta da nuovi esseri umani in ginocchio. Questo miserabile affianca Cortes, esattamente come affiancò Gesù spacciandosi per Dio suo padre. Perché i farisei vengono accusati da Gesù? Il motivo, secondo Luca, è per la loro avarizia. Perché si operano stragi nei confronti degli abitanti del Messico? Perché, secondo Cortes, sono degli infedeli. Il termine avaro e il termine infedele sono usati per smuovere e giustificare moralmente la strage voluta per sottomettere. Andare a prendersi un bottino o andare a prendersi un bottino perché loro sono degli infedeli implica una diversa condizione morale. Andare a prendersi un bottino significa concedere al rapinato una ragione di esistenza messa momentaneamente in pericolo per appropriarsi dei suoi beni. Andare a prendersi un bottino perché sono infedeli significa negare ai rapinati il diritto all'esistenza in quanto infedeli, espropriati ed espropriabili da qui all'eternità in quanto infedeli, essere inferiori da sottomettere in quanto infedeli. Attaccare i farisei perché hanno qualche cosa di sbagliato o attaccarli in quanto avari implica una diversa condizione morale. Nel primo caso l'attacco è rivolto ad una o più azioni, nel secondo caso si attacca all'intero loro modo di essere, pertanto non si attacca per quanto viene fatto, ma per quello che chi fa è. Non è questa forse la base del razzismo? Non è questa forse la base sulla quale si innesta il concetto di razza superiore? Non è forse l'uomo cristiano il superuomo di hitleriana memoria? Imputare a Nietzsche fu soltanto un'operazione di mascheratura culturale. I cristiani infatti gestiscono i campi di sterminio in cui si annienta ebrei, testimoni di Geova, omosessuali, comunisti, zingari, oppositori di qualunque fede. Ma non si sterminano i cristiani. A proposito, anche i pagani sono morti nei campi di sterminio. Lo stesso atteggiamento di Cortes nei confronti degli abitanti del Messico, lo stesso atteggiamento di Gesù nei confronti dei farisei di Luca. La paranoia secondo cui gli altri devono essere o soggiogati o annientati è un motivo costante nella storia della Chiesa cristiana che troverà nell'Islam il suo migliore alleato nell'assisterla in questo fare. In tutta questa vicenda possiamo scorgere l'azione di Virbios. Incapace di estrarre potere da sé, Virbios deve togliere la conoscenza, la consapevolezza, deve rubare il sapere, deve rubare l'abilità delle altre mani. Gesù e Cortes sono espressione materializzata in forma umana di Virbios. Il loro fare è il fare di Virbios. I loro fini sono i fini di Virbios. I loro desideri sono i desideri di Virbios. Virbios è nemico della vita mentre si espande nel circostante.
Gesù e Cortes sono nemici della vita. Devono distruggere il circostante per costringerlo a prostrarsi davanti ai loro piedi. Solo in quel momento si sentono vivi. Solo nell'umiliare e nel distruggere sentono realizzarsi il loro destino. Il circostante si contrae all'urto, spesso perisce. I semi della conoscenza scendono nel cuore di Conso e attendono una nuova primavera. Questo è il pezzo dell'ipocrisia dei farisei assieme al discorso di Cortes prima di cominciare la spedizione e massacrare gli indios in America, nel Messico. Scusate un attimo solo. Il discorso che abbiamo fatto stasera a proposito del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana è abbastanza breve e ha tolto poco tempo. Per questo motivo ho deciso di integrare il tempo, cioè integrare la lettura con un pezzo da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Questo libro praticamente rappresenta i passaggi, quello che è nel paganesimo ciò che noi trattiamo in stregoneria. Cioè il paganesimo ha dei passaggi per diventare eterni. E nella religione romana esistono tutta una serie di divinità astratte e alcune di questi rappresentano i guardiani che portano a diventare eterni la specie umana. In pratica, cosa sono i guardiani? Sono dei centri di energia vitale, delle divinità che vengono sviluppate all'interno dell'individuo e attraverso questo sviluppo sviluppano l'individuo. Per esempio c'è agire, c'è fede, fortuna, fuga, honos, invidia, libettina, mens, mutino, occasione, modestia, murcia, pietas, pigrizia, pollenzia, peta, odoria. Bene, in questo tutte queste divinità sono elencate e sono spiegate nei passaggi in cui l'individuo va verso l'eternità. Alla fine di questo c'è la danza del pagano psichista, che è un commento a quello che è il percorso del pagano per diventare eterno. E vi leggerò proprio il commento finale di questo. La danza del pagano psichista. Quanto si è appena scritto, i guardiani che portano a diventare eterni della specie umana, rappresenta quanto va sotto il nome della danza dello psichista o del pagano, o danza della vita, o ancora i passi della conoscenza come letti nella religione romana. Lo psichista in stregoneria è colui che affronta la vita trasformandola in un cammino di eternità. In ogni cultura religiosa ed esoterica ci sono delle pratiche che tendono a costruire l'individuo, delle pratiche che nella lotta marziale, delle pratiche orientali, nelle varie forme di yoga, nelle danze e tecniche poetiche recitative, sono tutte pratiche molto valide per lo sviluppo dell'individuo, fin tanto che non pretendono di costruire l'armonia nell'individuo. La contrapposizione sta tra armonia e compattazione, fra passività percettiva e relazione fra soggettività ed oggettività attraverso volontà, determinazioni e fini. In altre parole, la pratica è valida fin tanto che compatta l'individuo e deve essere rifiutata quando tale pratica rende passivo l'individuo rispetto all'oggettività circostante. La danza dello psichista è la vita. È il modo col quale l'essere umano, uscito dalla vagina della propria madre, affronta il mondo per diventare eterno. Non esiste nessun altro motivo per cui l'essere umano affronta il mondo. Non esiste se non in funzione del fine. Un fine che sarà determinato dai mezzi che egli sceglie per giungere a quel fine. I mezzi per giungere al fine dell'eternità sono la danza dello psichista. È necessario immaginare un corridoio in cui sono disegnati per terra le posizioni che il piede deve prendere per eseguire quella danza. Le posizioni del piede sono disegnate dallo specifico divenire culturale di quel sistema sociale. In quel momento, quelle posizioni del piede sono i guardiani del divenire umano. Ogni volta che un essere umano mette il piede in una di quelle posizioni, diventa uno di questi guardiani. Il guardiano corrispondente a quella posizione diventa l'essere umano. In quel momento, l'essere umano scambia energia vitale con quel guardiano. Posizione dopo posizione, l'essere umano giunge al suo fine, il suo divenire eterno.
I passi della danza devono essere fatti tutti, ma non è detto che ciò possa essere. Ci sono pertanto delle danze maestose e delle danze misere. L'essere umano comunque farà la sua danza dell'esistenza. Le scelte che egli può fare sono quelle di costruire delle relazioni attraverso le proprie necessità con i suoi passi di danza, oppure essere distaccato, pretenzioso, superiore come il Dio davanti al quale i cristiani vogliono metterlo in ginocchio. È necessario inoltre immaginare come ognuno di quei passi sia una coscienza di sé, in continuo mutamento, il cui scopo è quello di diventare eterna. Una coscienza che non si limita a rispondere ai richiami e alle relazioni imposte, ma attua richiami e impone relazioni in adattamento, soggettiva alle variabili oggettive. In altre parole, io posso anche essere disperato e invocare l'aiuto di speranza. Speranza risponde alla mia invocazione in quanto la fondazione del mio sperare alimenta il divenire di speranza. La sua risposta è in relazione al mio divenuto, al mio essere diventato disperato, all'oggettività in cui mi muovo e alla forza che ha speranza di modificare o alterare la mia attenzione. Posso invocare l'aiuto di qualsiasi guardiano, concentrando la mia attenzione. È come se i passi della danza della vita, anziché attendere di essere calpestati, decidono di venirmi incontro per farsi calpestare. Quei guardiani possono essere identificati fisicamente in vari modi. Intanto fanno parte del patrimonio genetico della specie. Essi sono i momenti attraverso i quali il singolo individuo diviene in funzione del divenire della specie. Dal momento che la specie diviene all'interno del divenire dell'essere natura, molti di quei guardiani sono comuni a molte specie. Si ricorda inoltre come il fare sia atto dello psichisto, mentre la descrizione è attività della ragione. Quando si chiude il fare entro la descrizione, si cessano tutta una serie di relazioni col pericolo di annientamento dell'individuo. Questo pericolo di annientamento è il pericolo di annientamento dei guardiani all'interno della specie. Per mettere in ginocchio gli esseri umani davanti al loro Dio assassino, i cristiani e prima di loro l'imperatore Dio sono stati costretti a distruggere, attribuendo significati diversi, ogni guardiano che la cultura aveva fino allora sviluppato. L'annientamento totale dei guardiani può avvenire soltanto con l'annientamento totale dell'essere umano. Pertanto, né i cristiani né altri potevano distruggere completamente il richiamo dei guardiani, ma potevano soltanto tentare di limitare la loro azione sullo sviluppo dell'essere umano attraverso l'esercizio del terrore. I passi scritti sono la danza del pagano psichista, perché a differenza delle religioni rivelate e delle variabili orientaleggianti, è la vita stessa che è una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Tutto il resto sono strumento tecniche, attraverso le quali plasmare se stessi. Ma una tecnica o uno strumento tende ad appropriarsi dell'essere umano, quando il suo uso diventa totalizzante. È necessario in quel momento saperlo gettare per continuare il cammino dell'esistenza nell'esistente. Invocare un guardiano significa pretendere potere di essere per sé e per il guardiano stesso. Fin tanto che l'invocazione tende a sviluppare il potere di essere dell'individuo, il guardiano, anche nelle peggiori condizioni di vita, accorre sempre in aiuto, perché questa è parte del suo divenire eterno. Ogni paganesimo ha sviluppato questa danza del pagano psichista. Anche se spesso i suoi passi sono andati perduti, la danza del pagano psichista può modificarsi in relazione alle varie scelte del singolo individuo, ma si assomigliano tutte adattandosi al divenuto di ogni cultura. Proprio perché si assomigliano tutte le immagini dei greci, si sovrapposero a quelle dei romani. I greci dettero il nome all'immagine sovrapponendola a quelle dei romani, ma non lo fecero perché i romani trovarono nel paganesimo greco una migliore percezione del circostante, ma perché le immagini del paganesimo greco erano molto più ricche di storie e leggende. Così la fusione non avvenne per integrazione della percezione, ma avvenne come operazione culturale, un'operazione che finì per portare l'oblio sul significato delle immagini e la relazione che legava queste all'essere umano. Ed ora, per concludere, vi leggerò una di queste immagini e vi leggerò... Ma quale? Vi leggerò Quiete, vi piace? Quiete
No, è un guardiano nero. Niente, non ve lo leggo. Vi leggerò una delle più divertenti. È Ridiculus. Ridiculus è un grande guardiano. Quando l'essere umano intraprende un'azione, deve sapere esattamente dove quell'azione lo porterà. Ridiculus sta a ridicolizzare, come a ridicolizzarsi. Ridere di sé. Ridere dei propri errori e delle proprie false valutazioni, affinché si guardino e si valutino le cose per quello che sono e non per quello che si vorrebbe fossero. Ridiculus aveva un tempio sulla Via Appia, a significare l'impotenza della ragione ad abbracciare l'esistente e le sue pretese di descrivere il circostante. La pretesa della ragione di condurre l'azione dell'individuo attraverso la propria descrizione. Così gli individui diventano ridicoli. Solo chi ride delle valutazioni della propria ragione può compenetrare il circostante. Questo vale anche: solo chi compenetra il circostante può ridere delle pretese della ragione di condurre le azioni dell'individuo attraverso la sua descrizione. L'azione precede sempre la descrizione. Il contrario porta a ridicolizzare l'individuo. Quando l'individuo si mette al servizio del comando sociale, pretende di agire attraverso ragionamenti, attraverso l'articolazione del proprio descritto ammesso dal comando sociale. Questo rende ridicolo l'individuo. Questa è la base della satira quando sberleffa i personaggi del comando sociale. Purtroppo Ridiculus può soltanto essere attento affinché la ragione non si illuda di essere padrona dell'individuo. Può agire a sberleffo, mantenendo viva la capacità di critica dell'esistente dell'individuo. Ridiculus impedisce l'assoggettamento assoluto dell'individuo ai dogmi imposti, li ridicolizza, mantiene viva la critica che permette all'intimo di fuggire dall'assoggettamento. È facile dire gli altri sono ridicoli. Ridiculus ci costringe a guardare quanto noi ci rendiamo ridicoli, dando importanza alle cose che vengono fatte attraverso la ragione. Questo non significa che queste cose non debbano essere fatte, significa considerare la loro importanza esclusivamente per quella che noi gli attribuiamo e non per dei valori oggettivi che secondo alcuni hanno. Roma ride di Annibale. Roma era praticamente indifesa e Annibale non ebbe il coraggio di affondare il suo colpo. Roma rise di Annibale. Io ho visto degli impiegati che non avevano il coraggio di bussare alla stanza del loro capo ufficio per questioni d'ufficio. Ridiculus prese entrambi e di entrambi fa risuonare le montagne delle sue risate. Ma quando le montagne ridono, ridono anche di se stesse. E gli esseri umani, quando diventano tutt'uno con Ridiculus, solo per l'altro, quando si reputano furbi, soltanto chi si fa Ridiculus nei confronti di se stesso diventa un essere potente e saggio attraverso lo sviluppo di se stesso. Ridiculus, dunque, è un grande guardiano del divenire umano. Bene, io ho finito le mie letture in questo momento. Pronto? Di gamma 5? Sì? Che sei? Lucciola? No, no, non c'è Lucio. Forse è di là, comunque chiama l'altro numero, ciao. Che numero è? 777 Ciao, grazie. 700 777 io ho finito di spiegarvi come stanno le cose. Nel primo Gesù di Nazareth, l'infamia umana, abbiamo visto qual è l'intento del Gesù nell'attaccare i farisei. Il suo reale intento è quello di distruggere gli esseri umani, di distruggere le loro tradizioni, di distruggere ciò che gli esseri umani sono. Nella lettura che vi ho dato di ciò che porta a diventare termine la religione romana, vi ho mostrato alcune cose che fanno parte della tradizione e che sono divine, come Ridiculus, come tutte le altre divinità, come Quiete, Tutano, Mutino, cioè sono tutte delle divinità che appartengono e che lavorano per costruire la nostra tradizione, la tradizione pagana, e che sono dei centri di energia vitale, cioè sono delle divinità che noi possiamo chiamare, possiamo invocare soltanto con la nostra de determinazione ad affrontare la vita, che ci permettono di costruire il nostro divenire, di costruire la nostra eternità. Per
Per cui due sono le cose che abbiamo visto stasera. La necessità di Gesù di distruggere le tradizioni dei farisei per appropriarsi dei farisei, per renderli nudi davanti alla vita, per renderli impotenti davanti alla vita. L'azione di Cortes che va a distruggere, i messicani non solo per rapinarli, ma per imporre la religione, per imporre la sottomissione, per imporre la distruzione della tradizione. E quali sono le tradizioni che invece portano al cammino nell'eternità? Queste cose sono importantissime, perché questi meccanismi sono i meccanismi fondamentali attraverso i quali si costruisce un sistema religioso. Ricordo sempre che la religione è l'atto attraverso il quale l'individuo si lega al mondo, non è una cosa diversa. Cioè, la religione è solo ed esclusivamente questo. Dopodiché si può disquisire sul Dio o il non Dio quanto si vuole, si può indicare tutte le cose, ma la religione è il legarsi dell'individuo con il circostante, perché il circostante è una forma divina che è immanente all'individuo, cioè lo circonda. Tutte le divinità ci circondano e sono dentro di noi. Ci circondano e sono dentro di noi, e noi possiamo accedervi superando le barriere della ragione, superando la descrizione. Noi possiamo essere sottomessi a due cose fondamentalmente. Possiamo essere sottomessi o all'immagine del Dio creatore, cioè alla volontà esterna che ci vuole sottomettere, che ci vuole mettere in ginocchio, che ci vuole costringere a una certa pratica, oppure siamo sottomessi alla ragione, alla descrizione del mondo. Cioè, questa cosa è quadrata, deve essere necessariamente quadrata, io so che questo oggetto è quadrato. Però il fatto che un oggetto sia quadrato non significa necessariamente che io sia in grado di valutare quell'oggetto per tutti i fenomeni che emette. Se parliamo di una scatola è già più semplice, ma se parliamo di un individuo, se parliamo di una coscienza, se parliamo di cose che trascendono anche la nostra ragione, diventa molto più difficile valutare un oggetto, in quanto i fenomeni che compongono l'oggetto sono talmente tanti, talmente numerosi, che la nostra ragione non è in grado di abbracciarli tutti, non è in grado di descriverli tutti. Se oggi abbracciamo un certo numero di fenomeni e ieri ne abbracciavamo meno, una volta ne abbracciavamo più di ieri, perché erano due cose diverse, però esiste uno sforzo per aumentare i fenomeni che noi consideriamo e facciamo entrare nella ragione. Però anche quando quei fenomeni non sono entrati nella ragione, noi non li conosciamo, noi dobbiamo comunque agire. E come agiamo nel mondo? Agiamo nel mondo sospendendo il giudizio, dicendo: beh, in questo caso devo agire necessariamente in questo modo. Ma il fatto che io agisca necessariamente in questo modo non significa che quello sia l'unico modo per cui io debbo agire. Per cui la mia ragione è sempre una cosa limitata, è sempre una cosa che io uso, però è una cosa che non ha nessuna totalità, non ha nessuna complessività. Per cui io non posso assoggettarmi alla descrizione, come non posso assoggettarmi al Dio padrone. Assoggettarmi al Dio padrone è una cosa vergognosa, assoggettarsi alla ragione è una cosa limitativa. Per cui queste due cose io non le posso fare. Il tentativo dell'evangelista di Luca di distruggere la tradizione dei farisei, e con questa distruzione indica come ci si deve comportare per tutte le tradizioni, e con tutte le tradizioni la Chiesa Cattolica si muoverà in quei modi. Chiaramente la quantità di forza e di violenza che metterà sarà direttamente proporzionale alla sua capacità di controllare le persone. Perché? Perché se ieri Cortes si muoveva in quel modo in Messico, oggi Wojtyla non può fare la stessa cosa a Cuba. Cioè non può andare là con l'esercito a massacrare i cubani, perché non passano dalla santeria al cattolicesimo. Per cui oggi come oggi il controllo della Chiesa Cattolica sulla capacità militare di distruzione degli esseri umani è inferiore, per cui le cose sono chiaramente diverse, ma non sono diverse perché la Chiesa Cattolica ha deciso che quelle cose non si fanno più, ma perché gli esseri umani nella ricerca della libertà hanno limitato il potere coercitivo e distruttivo della Chiesa Cattolica. Cioè il prete non si comporta in maniera meno schifosa di 200 anni fa perché il prete ha deciso che quel modo era un modo schifoso, ma si comporta in maniera meno schifosa perché le istanze sociali, le istanze di liberazione sociale gli hanno imposto che non può più comportarsi in maniera schifosa come si comportava allora.
Bene, io qui il discorso che ho fatto lo chiudo in questi termini. Se qualcuno vuole telefonare, ricordo che il numero di Radio Gamma 5 è 049 700 700. Ed è arrivata anche la Roberta. È arrivata anche la Roberta stasera. Ciao Roberta. Ciao. Non dirmi che mi hai ascoltato fino adesso. No, non rimane. Vero? Io non sono così ricca che ho la radio in macchina. Beh, io non... No, non è Francesco. Francesco è andato via. No, ho già quasi finito. Ho quasi finito perché ho letto Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e ho letto ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Mamma mia, sì, sto parlando in diretta, cara. Come sei elegante. Vero, hai visto che roba? No, non ho neanche avuto il tempo di cambiarmi. Madonna santa. Ecco. Bene, continuiamo ancora. Ricordo il numero di telefono 049 700 700. Scusate un attimo, vado avanti con i discorsi. Se vuoi, Roberta, sta qua. Se vuoi, sta qua, sanno, non mi ha problemi. Anche se dopo i ragazzi protesteranno per il fumo. Allora, ricordo, visto che abbiamo ancora qualche minuto e nessuno sta telefonando, per fortuna, ricordo quello che stiamo pensando di fare. Stiamo pensando di trovarci una volta al mese in una pizzeria di Mestre, Treviso, sud di Treviso, eccetera. Per vedere quelle persone che sono abbastanza vicine al nostro modo di essere, al nostro pensiero, no? E niente, chiunque può prendere appuntamento, mi telefona a casa e vediamo quante persone sono che possono venire e in che condizioni sono. Cioè, noi lo facciamo anche se siamo solo in tre, non c'è nessun problema. Se siamo in 30 siamo un po' troppi, ma comunque siamo 3-4, insomma, chi vuole che venga con noi, dai. A parlare di stregoneria, roba del genere. E il nostro tentativo è quello di vedere, di amalgamare queste persone, di raccontarci le storie del nostro sentire e di vedere se è possibile o non è possibile, insomma, camminare insieme o fare qualcosa insieme. E vi ricordo che a agosto abbiamo già fatto un rito sull'altopiano di Asiago, in un posto dove i pagani antichi avevano i loro riti. Ed è un posto estremamente magico, estremamente potente. Alcuni sono venuti e hanno continuato a mantenere il rapporto. E vi ricordo che fra poco ci sarà anche la festa di Floralia, che farà la Micazoe, farà la strega Zoe su Alecco, e dove altre forze, altre congreghe, altre persone vicine al paganesimo si incontreranno per discutere, per sentire, insomma, per ritrovarsi. E ci sono tutte queste iniziative in corso. Ricordo sempre che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti si incontra a Marostica ogni venerdì sera, per cui se qualcuno è di quelle parti e là vicino può sempre prendere contatto per andare. Naturalmente, siccome ogni pagano è diverso, si trova sempre ciò che si incontra. Di solito ciò che si cerca è ciò che si trova. E ricordo che ci sono delle iniziative in corso che però non è che siano grandi cose. La cosa più interessante è che stiamo vedendo se fare questa cosa. Avevo già parlato con Giorgio, e Giorgio è disponibile, per cui in due siamo sicuramente a mangiarci la pizza e a beverci una birra. Poi ci sono anche le rispettive mogli, per cui siamo già in quattro e siamo già tantissimi. Per cui se qualcun altro vuole prendere accordi per venire, non fa altro che telefonarmi a casa e ci parliamo un attimo, vediamo insomma di aumentare. Ciao Roberta. No, beh, io dopo fuggo via fra poco. Pertanto chiunque può scegliere queste cose. Ricordo che l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti pubblica un bollettino in cui... No, se mi è finito ancora. E questo bollettino è disponibile. Il bollettino ultimo che è venuto fuori dall'Istituto Mediterraneo Politeisti è il Crogiolo dello Stregone. Adesso stiamo facendo il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo e il Crogiolo del Male. E, oltretutto, il Crogiolo senza del Dio. Male... Senza Dio. Senza Dio. Il crogiolo... Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Soffio de Ercolindi. Soffio de Ercolindi, saluto. Va bene. Giorgio, basta. No. Senza Dio sentire che ti attende. E,
Io. Pronto? Scusa, avevo bisogno di parlare un attimo in privato insieme con Franco, per cortesia. Scusa. Sì, Franco. Dunque, parleremo dell'Istituto Mediterraneo dei Politeisti ha pubblicato il Crogiolo dello Stregone, le trasmissioni che avevamo fatto. Che cos'è il Crogiolo dello Stregone? È quell'insieme di cose che per me, che praticate in maniera diversa, in maniera soggettiva, in maniera opportuna da ogni persona, lo portano a sottrarsi da quello che è l'assoggettamento, cioè lo portano a liberarsi dall'assoggettamento, non gli danno una direzione in cui venire. Dopodiché siamo passati a mettere il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Abbiamo visto dei vari paganesimi, e abbiamo visto come la soggettività nei vari paganesimi porta a identificare il mondo che ci circonda come divinità, come esseri che come noi camminano e percorrono lo stesso sentiero. Questo ci permette di costruire i quattro canti del mondo, cioè ci permette di fondere il crogiolo nostro con quello del mondo. Naturalmente nel crogiolo dei quattro canti del mondo non tutti gli elementi del crogiolo saranno presenti. Perché? Perché alcuni elementi che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone servono soltanto per sottrarci dalla posizione in ginocchio. Mentre invece nel crogiolo del male ritroveremo tutti quegli elementi che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone, vedendo quali sono le azioni che vengono imposte, perché ricordiamo che il crogiolo del male è un atto che dall'esterno va verso l'interno, cioè è l'oggettività in cui viviamo che impone il male alla persona, mentre invece la liberazione è un atto di determinazione soggettiva. Per cui nel crogiolo del male vedremo ciò che viene fatto per impedire all'individuo che cresce, all'individuo che si espande, di costruire il proprio crogiolo, di costruire il proprio divenire nell'infinito dei mutamenti. Per cui il crogiolo del male andrà a identificare queste cose. Oggi nel crogiolo dello stregone abbiamo messo nei quattro canti del mondo abbiamo messo il toglierci dal centro del mondo, cioè l'arte per la quale l'individuo non è più padrone delle cose, ma è le cose, cioè è una cosa fra le cose. Pronto? Claudio? Sì? Ciao Claudio, sono Andrea, telefono da Vicenza. Ciao, dimmi. Niente, io ti ho chiamato perché volevo ringraziarti per tutto quello che dici e che fai capire alla gente molte cose. Io ti devo dire la verità che io ti ascolto sempre, da quando ho iniziato a trasmettere. Sì. E grazie a te, insomma, sono riuscito a capire molte cose, molti dubbi che avevo. Tu, con le tue trasmissioni, sono un po' emozionato, scusami. No, grazie a te invece. Con le tue trasmissioni mi hai fatto veramente maturare, nel vero senso della parola. E di questo te ne sono molto grato. Grazie. Ecco, continua così e non fermarti mai, che anche io parlo anche a nome di tante persone che forse non hanno il coraggio di chiamarti. Sì. E che magari o per un motivo o per un altro non trovano quelle, come si può dire, quella spinta per ringraziarti, ma ti posso assicurare che come me ce ne sono tantissime. Beh, questo mi fa piacere. Niente, e quindi ti dico di continuare così, fregatene di tutto quello che dicono gli altri male di te. Tu continua che sei sulla strada giusta e molte persone ti seguono. Grazie. Prego, ciao, ciao. Buona serata. Ciao. Buona serata a te. Io davanti a queste cose non ho parole, grazie e basta. Pronto? Pronto Claudio, ciao. Ciao, dimmi. Sono Fulvia. Ciao Fulvia. Senti, io ho sentito di questo vostro riunirvi. Non mi dispiacerebbe se ci fosse un posto in più, nel senso che ci verrei volentieri, solo che mi sembra di capire che vi trovate in un posto abbastanza lontano qua da te. E non so dove tu sei. Io sono qui nel Cittadellese. Sì, è abbastanza distante, sì. Lo sapevo. Beh, comunque, insomma, vabbè, ci saranno altre occasioni, penso. No, se no è trovarsi su Amarostica, ma qui pagani, cioè con quel gruppo dei pagani, sì. Una volta magari che vengo anch'io su, ci posso dare un colpo di telefono se vuoi. Ecco, magari una volta che pensate di riunirvi così a Marostica, magari me lo fai sapere così. Sì, magari se mi dai un colpo di telefono a casa, al limite mi dai il modo per intracciarti.
Sì, sì, ho capito. Va bene. Va bene, sto attento a un'altra cosa. Sì. Il fatto di andare su a Marostica, pensate sempre di venerdì comunque. Sempre di venerdì. Ho capito. Hai problemi? No, no, diciamo che, sai, il venerdì è sempre un giorno prima del sabato, io lavoro anche il sabato. Ostia, questo mi spiace, questo mi spiace, non sapevo questo. Ecco, quindi purtroppo ho questo problema, diciamo. Comunque va bene, insomma, vorrei dire che invece di fare un orario esagerato farò un orario faremo breve, insomma. Ecco, va bene. D'accordo. Allora ti telefono a casa e tu mi va bene, sei. D'accordo, Fulvia. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Bene, sì, in effetti il problema è anche la distanza. Pronto? Pronto, ciao, sono Camillo, uno che sente le tue trasmissioni, no? Sì. Sono il solito che il telefono della magia celtica, che roba, ogni tanto telefono. Diciamo che Camillo andrà adesso da Vicenza a fatalità. Sì. E dov'è che le troverete di solito? Fa pizza lì? Ci troviamo a Marostica il venerdì sera. Venerdì sera. O se no stiamo tentando di organizzare qualcosa a Mestre, in una birreria. No, no, se vengo io a Marostica. Va bene. Un'altra roba volevo dire, a che ora più o meno? Sarà sulle 8:30 la sera. Ma dove? La piazza? Sì. E un'altra roba, non so nessuna regione, però sono un reichista. Sei? Un reichista. Cosa vuol dire? Uso la magia del Reiki. Chiamo l'energia che sarebbe re e chi no, e dico vieni energia e uso l'energia cosmica. Va bene, credo, capito come? Che non appartiene a nessuna delle regioni sta qua, sì va bene, dai, capito come? Sì buon. Ciao, ci vediamo. Va bene, non ha importanza, anche queste cose sono preziose. È preziose perché persone se e se scassa la giornata ad ascoltare me, insomma, io forse avrebbe qualcosa di meglio da fare. Va bene. Allora, visto che ormai l'orario è quasi completo, è quasi concluso, diciamo questo. Io continuerò a leggere Gesù di Nazareth, l'infamia umana, ogni giovedì sera dalle ore 19 alle ore 20. E quando i pezzi sono piccoli vi leggerò qualcosina da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, e cercherò di leggervi i guardiani più che altro. Pronto? Sì? Scusa, da dov'è che prendi queste cose che hai letto? Quelle cose che ho letto? Dei libri che ho scritto io? Dei libri che hai scritto tu? Come, quando hai letto quello prima del ridicolo là? Sì? L'hai scritto tu? Sì. All'anima. Vedi, a sto livello qua bisogna fare dei complimenti anche a me, perché, vedi, le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che oltrepassa le loro capacità. Però tu prima hai detto che l'hai letto da un coso dei pagani là, dei romani, che... È vero o no? Sì, è il titolo che ho dato al libro. Ah, e che libro è? Cosa? Che libro è? E ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ciò che? Porta a diventare eterni nella religione romana. Ah. E a te come sono venute queste idee? Chi lo sa? Devi saperlo tu come mi sono venute. Io devo saperlo? Eh sì. Ma te l'ho detto, a me non condanno perché sono affascinata da che roba che te hai scritto, che scoperta, che per me dici mio da saperlo. se ti faccio qualche domanda ti embriago in ogni caso, però questo mi piace, quello che ti hai scritto basta, e non te lo dici, non te sei cazzo. Va bene. Come? Comunque l'ho scritto lavorando. Trasformandomi un po' giorno dopo giorno. Lavorando? Sì, seguendo il crogiolo dello stregone. Seguendo, scusa? I principi del crogiolo dello stregone. Cos'è il crogiolo dello stregone? Un'altra cosa che ho scritto io e che ho anche trasmesso in radio. Sì, vabbè, ma è la prima volta che ti sento, scusa che... questo mi spiace, io sono 70 trasmissioni che faccio in radio. E praticamente ho trasmesso per 120 ore circa di trasmissione. Capisci? Riassumerti tutto la prima volta, scusa, che mi senti è un po' pochino. Sì, scusa domanda che faccio, che lavoro fa effetto? Che ti ho fatto solo che lavoro nella vita tua? Volevo dire. Io sono un meccanico.
E te che fatto solo che lavoro al meccanico? Sì. Ma strano te l'ho detto, perché bisogna che uno che abbia avuto tanti contatti, tante relazioni, che sono più umane. Sì. Per avere un pensiero così sofisticato. Sì, io ho anche tante relazioni umane, è vero questo. Vabbè, ogni modo, vedi, in base a quello che ti dico, che ti ho scritto, in ogni caso, vedi, che Podaria sì, è un pochettino analogo. Che poi, che se Pirandello, Sciascia, era tutti un pochettino qui che siete, se faceva l'autoironismo, l'autoironia, dell'autosarcasmo, l'autosatira, siete noti. Tutti i grandi scrittori, ti ho detto così. E volevo dirti in ogni caso, vedi, ciò che rende insopportabile la vanità altrui è che essa offende la nostra. Pertanto, vedi, adesso non mi viene in mente un altro bel aforisma che c'era. Non mi ricordo, però se è bella sta roba, te ho detto, va bene, va. Arrivederci, salve. Il problema, quello che io ho scritto, i libri che io ho scritto, sono libri che sono stati elaborati dal 1985 ad oggi. E sono libri che hanno 17 anni di lavoro come apprendista stregone. Dopodiché, ognuno, io non so scrivere, cioè io scrivo malissimo perché non sono mai stato a scrivere, però sono stato costretto a cercare cosa mi ha trasformato, cioè descrivere le forze e le cose che io ho incontrato come apprendista stregone. Siccome il sottoscritto non ha nessuna voglia di essere fatto passare per matto, ha dovuto cercare sia nella filosofia, sia nella storia, sia in quello che lo circonda, i nomi, le cose, le descrizioni di quello che ha incontrato. Per cui io prima ho incontrato le cose, dopodiché sono andato alla ricerca della conoscenza, diciamo così, di quella che è la letteratura, la filosofia, la religione, eccetera, per riuscire a capire cosa mi stava succedendo. Per cui chiaramente non so scrivere, perché non ho mai imparato a scrivere in maniera decente. Certo che uno che ha scritto 7-8 libri, dopo un po' qualcosina impara, cioè per forza, non è che non impara a scrivere in maniera un po' più decente. Il libro dell'Anticristo è scritto in maniera pessima. Poi mano a mano che scrivo gli altri libri, la scrittura è un po' meglio, un po' più scorrevole, un po' meno, è più, un po' più chiara nella descrizione dei concetti. Però il problema è che i libri che ho scritto io penso che costituiranno quella che è la base della rinascita del paganesimo e la base della rinascita della stregoneria. Perché fino ad oggi non abbiamo mai avuto dei libri di stregoneria e dei libri di paganesimo che superassero quello che era il concetto che i cristiani hanno imposto, cioè la descrizione delle divinità pagane imposte dai cristiani. Per cui le coscienze che ci circondano non sono mai state lette per ciò che sono, ma o almeno per ciò, non per tanto per ciò che sono, perché forse è impossibile raccogliere tutto ciò che sono, ma ciò che supera la forma umana, cioè ciò che supera la proiezione dell'essere umano nei loro confronti. E questo sforzo che io ho fatto, che è uno sforzo che prosegue e che continua, l'ho praticato attraverso gli elementi del crogiolo dello stregone. Io ho fatto già una ventina di trasmissioni dove ho descritto il crogiolo dello stregone, adesso sto facendo le trasmissioni del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Chiaramente ogni trasmissione aggiungo qualcosa a ciò che ho detto precedentemente. Per cui cosa succede? Che se una persona mi sente per la prima volta, se una persona afferra una trasmissione in questo momento, chiaramente non può afferrare tutto il discorso che è stato fatto fino a quel momento. Questa persona o si mette l'anima in pace e aspetta argomento dopo argomento, discorso dopo discorso, in modo che si illumini una sequenza logica, oppure non fa altro che aspettare la fine del ciclo delle trasmissioni e poi fa una lettera all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti chiedendo se gli mandano quelle trasmissioni che lei ha perso o quei pezzi che a lei interessano. Cioè, anche questo si può fare. Certi cicli di trasmissione, per esempio quest'estate abbiamo fatto un ciclo di trasmissione della stregoneria di uscita dall'orrore cristiano. C'è un ciclo di stregoneria che va dall'800 al 1789. Questo ciclo di stregoneria, che ha analizzato un avvenimento centrale per ogni secolo e i maggiori pensatori, cioè quelli che hanno tradotto il pensiero e i concetti in quel momento, è stato un ciclo di 19 o 20 trasmissioni, mi sembra,
E che è ancora in computer, cioè è stato stampato, però è ancora in computer e nessuno ha voglia di metterlo a posto. Cioè io non ho voglia né tempo di metterlo a posto, per cui resta come è stato buttato giù la prima volta, come è stato presentato in radio. Per cui anche le stampe che si dovessero avere saranno stampe confuse, brutte, scritte male, piene di errori, eccetera. Perché io non ho più, cioè non ho tempo né possibilità, cioè d'altronde, a fare questo. Cioè già il fatto di riuscire a fare trasmissioni, di mettere a posto i vari libri, di mantenere quello che sto facendo è già un lavoro, e nello stesso tempo lavorare, nello stesso tempo avere un minimo di stipendio, nello stesso tempo badare a tutte le necessità di casa, eccetera, per la mia parte, perché chiaramente anche mia moglie si deve fare un casino. Per fare tutte queste cose il tempo è quello che è, insomma, cioè la giornata è quello che è, per cui più di questo è quasi impossibile fare. Bene, io qui concludo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dalle 19 alle 20. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione normale di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Giovedì prossimo parleremo di un elemento del crogiolo del male. Vedrò quanto è lungo questo elemento, adesso quanto ho buttato giù per costruirlo. Non so, credo che siano le determinazioni. E come vengono strappate le determinazioni ai bambini, in pratica. E di questo ne parleremo la prossima volta. Penso che questo sia l'argomento. Se poi cambio, non prendetevela, solo che sto pensando a memoria, un miliardo di cose cui sto pensando. Per la prossima trasmissione penso che farò quello. E la sera continuerò sempre il discorso con Luca nel Gesù di Nazareth e l'infamia umana, e il commento lo metteremo insieme a un altro episodio storico. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni.